I padri separati che vivono in condizioni di disagio economico e sociale, ai limiti dell'accattonaggio, a causa dell'impossibilità a pagarsi un affitto e riprendere in mano la loro vita, e che sempre più spesso ritroviamo nelle file della Caritas, sono una realtà sempre più frequente della nostra società. Per loro e per i loro figli, vittime inconsapevoli di faide familiari, che Antonio Borromeo, padre separato, da 4 anni parte da Vasto il 25 aprile e marcia verso Bruxelles per perorare i suoi e i loro diritti. Tappa obbligatoria nella sua marcia anche quest'anno Fano, nella casa famiglia per padri separati allestita negli ambienti della parrocchia di San Cristoforo. Ad accoglierlo, oltre a Don Mauro, Roberto Zaffini e Alessandro Sandroni, che sostengono entrambi la sua causa. Continuiamo, andiamo avanti, ogni tanto riusciamo ad ottenere qualcosina, un po' qui, un po' lì. Questa volta si va in giro per discutere un po' di quelle che sono appunto le case famiglia, rivedere un po' l'organizzazione degli assistenti sociali, questo per certi versi alcuni strapotere che hanno, dove poi spesso combinano dei guai. Purtroppo i guai però poi ricadono sulle spalle dei bambini, questo non va bene. E portiamo in giro il registro della bigenitorialità ormai da anni, su alcuni comuni siamo riusciti ad ottenerli, su alcuni sono ancora lì a discutere e via discorrendo. Il Tribunale è un motore, loro sono la chiave, se quella chiave la vai a mettere nel quadro del motore che è il tribunale e si accende, il giudice non ti viene a bussare a casa, quindi cari genitori, quando desiderate, se proprio non ne potete più che vi separate, evitate, perché tanto non porta a niente andare nei tribunali, fate solo un danno enorme ai bambini, spendete un sacco di soldi che togliete al bambino che potrebbe stare meglio, e alla fine ve lo posso garantire, abbiamo migliaia e migliaia di casi dove alla fine non risolvete niente. Anzi, l'unica cosa che riuscirete a fare è farvi portare via il bambino perché c'è conflitto all'interno della coppia. Mentre il giudice da una parte fa il suo lavoro e dice, in attesa che indaghiamo e verifichiamo se effettivamente c'è questo conflitto, il bambino va nella casa famiglia e da lì cominciano i guai, perché quel bambino prima dei 2 anni da lì non esce più. Un caso unico in Italia, la casa di accoglienza creata in collaborazione con la Caritas diocesana, che dal 2013 ha dato ospitalità a 7 padri in difficoltà, come ci dice lo stesso padre Mauro. Nel 2013 abbiamo aperto questa casa chiamata appunto Padre Sempre, perché nelle situazioni di separazione, di sofferenza, in queste situazioni tra i coniugi una certezza è che uno rimane sempre padre. E allora questi padri, purtroppo abbiamo visto che erano delle persone, io li chiamo i nuovi poveri, perché erano in situazione di disagio, perché avendo il giudice assegnato la casa dove vivevano prima al minore, e il minore viene tutelato dalla madre, questi padri non riescono a sostenere un nuovo affitto e quindi si trovano in mezzo alla strada, tant'è che qualcuno di loro abbiamo trovati a dormire in macchina proprio perché erano in queste situazioni di disagio. Cosa bella di quest'anno è che da Madrid proprio oggi è partita una delegazione di genitori che io a Dio piacendo incontrerò a Parigi, e da lì ci uniremo e andremo il 21 ci uniremo, e tra il 24 e il 25 dovremmo stare a Bruxelles, dove ci riceveranno alcuni europarlamentari sia iberici che nostri. Questa è una cosa nuova di quest'anno, ho saputo che si sono uniti anche 2 papà inglesi, sono partiti da Londra e si uniranno a noi a Parigi, quindi piano piano, ecco. Sì, sì, sì.